2 su 2 di Peroni, 72-57 il risultato. Ormai manca davvero pochissimo, 20 secondi alla fine. Presumiamo che il Cassino voglia consumare tutto i 24 a disposizione, poi rimarrebbero poco più di mezza frazione di secondo al Viterbo, però qui c'è il fallo fischiato ai danni di Peroni su Pignalosa. Sirena un po' difficile qui, però comunque 72-57 il risultato, grande Virtus, non una partita facile perché il Viterbo doveva riscattare tante cose, non è stata di certo la partita d'esordio migliore per Boni. Comunque Cassino fa una grande prestazione e porta a casa il risultato, 72-57. Coach Angelo Bondi di Nuova Fortitudo Viterbo, una squadra che nei primi due quarti si comporta abbastanza bene, non sembra quasi affrontare una delle più forti in questo campionato. Certo non è stato neanche uno esordio difficile prendere la squadra dopo 5 insuccessi consecutivi e rimetterla su. Sì, infatti io ho fatto soltanto 3 allenamenti, 3 giorni di allenamento con loro. No, sono abbastanza soddisfatto perché appunto abbiamo lavorato più a livello emotivo, a livello di coinvolgimento, di determinazione. Abbastanza contento per il primo e secondo quarto, appunto abbiamo giocato alla pari, non sono i 7-8 punti di svantaggio che... Peccato nel terzo quarto. Il terzo quarto l'abbiamo iniziato male e finito peggio. Abbiamo preso quel parziale di 27-9 che ci ha un attimo messo in confusione. Nel quarto quarto invece probabilmente calato un pochino pure Cassino, perché reggere pure certe percentuali insomma, sarebbe stato da Serie A. Però ecco, abbiamo recuperato chiudendo di 15 punti, considerato le difficoltà che abbiamo, considerato che giochiamo con 4,94 in squadra e oltretutto abbiamo qualche problemino sotto canestro, poi ci mancavano due giocatori, Baliva e Villalta. Sono abbastanza soddisfatto, complimenti a Cassino, una bella squadra, visto poi delle individualità che non conoscevo, tipo Pignalosa, mi ha sorpreso decisamente bene, proprio bravo, ma bravi, bravi di squadra comunque, pronti a punire tutti gli errori. Si vede una squadra che può fare cose importanti evidentemente. I primi due quarti in cui si poteva pensare che la Nuova Fortitudo Viterbo ci stesse provando, però poi il gap tecnico si è palesato e alla fine la Virtus Cassino è riuscita comunque a portare un gran risultato a casa. Sì, buon risultato. Abbiamo approcciato proprio male la partita, col fatto che avevamo due rotazioni in meno, durante la settimana sono venute meno sia De Monaco che Ausiello, sono stati tenuti in panchina proprio a scopo precauzionale in vista di Valmondone. Comunque stasera ho dovuto utilizzare De Monaco perché poi con Raskovic che ha fatto 4 falli è stato penalizzato ampiamente in post basso. Abbiamo dovuto comunque utilizzare De Monaco che non poteva giocare, non era al 100%. Comunque rotazioni ridotte, ma soprattutto l'approccio mentale all'inizio è stato completamente sbagliato. Siamo rientrati bene nel terzo quarto con una diversa faccia, quello che chiedevamo ai nostri ragazzi, quello che ci ha contraddistinto in queste altre due, nelle due precedenti partite, aggressività in difesa e situazioni contropiede. Nei primi due quarti non l'abbiamo fatto, abbiamo giocato un po' sottotono. Dopodiché si sono aperti gli spazi, abbiamo dato qualcosa in più in difesa, siamo andati come il nostro solito e abbiamo preso un grande margine. Nota negativa, completamente, a parte il nostro non giocare benissimo, ci si è aggiunto il fatto di un arbitraggio mediocre. Basta vedere poi i video, perché è inutile commentare azioni per azioni, basta rivedere il video e il fatto che due squadre con una netta differenza finiscano 24 falli pari, tutti recuperati nell'ultimo quarto, situazioni particolari, antisportivi, sinceramente
delucidazione dell'arbitro e la scusa dell'arbitro era non ha cercato palla, basta vedere il video, si vede benissimo che Romeo ruba palla all'avversario, non commettendo sicuro assolutamente antisportivo. Un'entrata decisa con pieno merito in difesa, quindi non vedo perché è antisportivo. Stessa cosa poi dall'altra parte, non è stato fischiato un tentativo di prendere la palla a De Monaco salendo sulle spalle di De Monaco, non si è capito perché non è un fischio. Il non fischio, la stessa cosa dall'altra parte è stata fischiata. Questo fa tanto pensare di compensazione. Io non so perché noi allenatori siamo costretti a dover vederci video, migliorare, e soprattutto se sbagliamo le partite noi paghiamo in primis, cioè col fatto di andarsene via dal campo e essere sostituiti con altri colleghi. Non vedo perché nel mondo arbitrale questo non avvenga e si possa tranquillamente arbitrare indipendentemente su tutti i campi, senza che loro non vedano e non prendano, e nessuno prenda assolutamente provvedimenti nei confronti di una partita storta, che ci può stare, così come con i nostri giocatori sbagliano anche gli arbitri, però i nostri giocatori pagano, noi degli arbitri non sappiamo che fine facciano, quindi non capisco perché in questo mondo ci sia questa differenza abissale tra giocatori e allenatori che si devono allenare durante la settimana, vedere gli errori e migliorare gli errori, provare a limare determinate cose, soprattutto anche gli approcci con gli arbitri, mentre gli arbitri queste cose ad oggi noi non sappiamo se lo fanno o meno, perché non ci sono provvedimenti, nessuno sa, nessuno vigila, ogni tanto c'è un commissario che va random su un campo, ma ce ne sono milioni di partite. E qui nessuno viene tutelato, soprattutto le squadre che investono, le società che investono e rischiano di falsare i campionati per una giornata no o per saccenza soprattutto arbitrale. Questa è una cosa che assolutamente non si può tollerare in un campionato nazionale. E bisognerà che si prendano provvedimenti, perché come la federazione è brava a chiedere compensi, l'audicompensi alle società per poter partecipare ai campionati, altrettanto si deve impegnare nel campo arbitrale a creare arbitri che siano all'altezza delle competizioni, perché non si può accettare uno scempio del genere. Al di là che noi ci sono i nostri errori, ma ci sono anche gli errori arbitrali, che non so chi entri nel merito di questa situazione qui. Spero che sicuramente la partita verrà messa sui canali, su internet e su altri canali, su altri media, chiunque può valutare e quindi vedere che insomma le società non dicono poi baggianate, ci sono delle dimostrazioni, delle prove televisive che però molti responsabili del settore non prendono in considerazione, tenendo sempre per oro colato quello che scrive l'arbitro sul referto. Allora, quando l'arbitro caccia un allenatore, caccia un giocatore, può scrivere qualsiasi cosa e prendere provvedimenti contro chiunque, la prova televisiva non vale. Mentre noi siamo costretti a pagare, perché se magari una partita va storta, se questa partita fosse stata punto a punto e magari su un errore netto arbitrale noi perdavamo la partita, non voglio dirlo, ma molti giocatori o io in prima persona potrebbero rischiare l'esonero, mentre loro non rischiano niente. Questo è quanto mi sento di dire in questa situazione. Non è accettabile un comportamento tale in mezzo al campo. Speriamo che non accada più. Presidentessa Donatella Formisano, l'opinione pubblica si chiede perché la Virtus Terra di San Benedetto Cassino non giochi a Cassino, bensì a Latina. Questa è una nota dolente, mi dispiace molto, perché la nostra squadra sta onorando la città di Cassino e sarebbe bello poterla vedere giocare nel palazzetto della propria città. Purtroppo questo non accade, perché il comune di Cassino, l'amministrazione del comune nella persona dell'assessore Grossi e del sindaco stesso si erano impegnati per farci giocare all'interno del palazzetto, ma questo non è avvenuto semplicemente per un motivo, perché hanno chiesto, diciamo, gli attuali gestori, noi eravamo naturalmente impegnati a giocare all'interno del palazzetto e a contribuire alle spese che avremmo, diciamo, consumato di acqua, luce, di quello che erano le spese ordinarie. Purtroppo però questo non è stato, perché i gestori hanno chiesto una cifra, diciamo, che tra tutte le varie incombenze si aggira quasi intorno ai 20.000 euro
capanne, e questo la nostra società non se lo può permettere, e l'amministrazione del Comune di Cassino non ha fatto nulla per evitare che ciò accadesse. Mi fa piacere anche sottolineare che l'amministrazione del Comune di Cassino usa due pesi e due misure, perché per quanto riguarda il calcio invece si è impegnata e paga tutta l'ordinaria gestione, non solo del campo di calcio, la manutenzione, il taglio dell'erba, provvede a tutte le spese di luce, di acqua, a tutto quello che riguarda, e mi fa piacere perché, come è giusto che sia per il calcio, dovrebbe esserlo anche per il basket. Ciò purtroppo non è avvenuto, non avviene, abbiamo avuto un silenzio tombale, un menefreghismo totale che lascia proprio pensare un po' tutta la cittadinanza di Cassino. Siamo cittadini di Cassino, non abbiamo diritto neanche a risposte, siamo stati completamente ignorati. Questo naturalmente è una cosa che ci dispiace, ma purtroppo per il momento non possiamo che prenderne atto. Poi sicuramente la cosa non finisce qui, perché insomma ci sono state delle lunghe trattative con i gestori del palazzetto, loro hanno anche finto una mediazione, uso proprio questo termine, facendo finta di fare tra virgolette degli sconti, quando loro invece la gestione ce l'hanno a titolo gratuito, e quindi ci sono veramente delle incongruenze pazzesche e delle disparità di trattamento che non sono ammissibili in una società civile e democratica, purtroppo. Il coach della Nuova Fortitudo Viterbo ci ha provato prima con la zona, poi con la difesa uomo, però è davvero difficile limitare dei giocatori come voi. Ma sì, noi sappiamo che siamo una squadra che ha tantissime frecce al proprio arco per portare a casa le partite. Stasera eravamo un po' contratti, un po' per i problemi avuti durante la settimana per gli infortuni, un po' perché sai, alla fine tenere la concentrazione alta per tutto il campionato, per tutte le partite, soprattutto quando hai una squadra di fronte che sai che magari fare fatica a perderci ti può aiutare ad avere un inizio un po' contratto come quello che abbiamo avuto noi stasera, però poi alla fine fine primo tempo ci siamo guardati un po' negli occhi, ci siamo detti le paroline giuste, abbiamo preso il nostro cammino come così deve essere sempre. Gio, quella tua oggi è stata una grande assenza dopo l'eccezionale prestazione di Sora, oggi non sei stato di supporto in campo ai tuoi compagni? Sì, diciamo che comunque nonostante la mia assenza i compagni sono riusciti a fare una bella prestazione, naturalmente rotazioni diminuite anche per l'assenza di Furio che non era al top, siamo comunque riusciti a gestire la situazione, la partita grazie al buon apporto di Pignalosa, Trionfo come al solito, alle bombe di Bertoldo, ma si va avanti e speriamo per la settimana prossima di ritornare in campo. Sembrava quasi che la Nuova Fortitudo Viterbo potesse mettere in difficoltà il Cassino, però questa convinzione è durata solo i primi due quarti perché si è palesato il gap tecnico. Sì, arrivavamo da due belle prestazioni, quella contro la Visnova e Sora, dove comunque mentalmente avevamo dato tutto. Forse questa partita l'abbiamo presa un po' sotto gamba e come dici tu, i primi due quarti si è visto anche in campo. In fine primo tempo il coach ci ha parlato chiaro nello spogliatoio e chiaramente lui ci ha detto: se ci vogliamo comportare da grande squadra dobbiamo affrontare ogni partita con il massimo dell'intensità e delle nostre forze, ecco. E nel secondo tempo chiaramente siamo entrati con una testa completamente diversa e si è visto. Alessandro ha il vanto di giocare in squadra con grandi uomini, grandi giocatori, cosa stai imparando da under partita dopo partita? Certamente anche in allenamento cerco di prendere il 100% agli insegnamenti dei giocatori più esperti, soprattutto Furio De Monaco, Romeo Trionfo, Giovanni Ausillo, Pignalosa, che sono diciamo i più esperti in squadra, quindi cerco un po' di trasmettere questi insegnamenti in partita per dare il 100%, cercando di accumulare sempre più esperienza in campo. È il primo campionato di C1, quindi un po' di tensione c'è sempre, però cercherò comunque di dare il massimo e di riuscire a giocare anche in un campionato molto difficile come questo. I got to remember you're a pretender, I'm like a one way road, nevertheless girl, this is my race, I know. I like your movie. Su questa TV, le gare della BPC Virtus Cassino, terra di San Benedetto.
campionato nazionale basket Serie C. Found you amazing.